Ancora mistero fitto su quanto accaduto negli ultimi giorni a Spadola, nelle serre vibonesi. Qui non si hanno ancora notizie del commercialista Bruno Lacaria, 52 anni, di cui da 4 giorni si sono perse le tracce. Massimo riserbo sulle indagini da parte degli inquirenti, mentre si intensificano le ricerche dell'uomo nella vasta area boschiva che circonda il paese. Al lavoro per setacciare la zona, oltre ai carabinieri, anche gli uomini della forestale e dei vigili del fuoco. Le ricerche si concentrano in queste ore lungo il fiume Ancinale e al bacino della Lacina, nonché nei paesi del comprensorio. Un mistero che si infittisce sempre più con il passare delle ore, specie dopo il secondo fatto di cronaca che ha turbato la tranquillità del piccolo centro montano e che ha visto coinvolto un commerciante amico intimo di Lacaria, Giuseppe Zangari, ricoverato a Locri dopo un intossicamento da pesticida. Due fatti apparentemente scollegati tra loro, ma che non convincono gli inquirenti. Zangari, infatti, sarebbe l'ultima persona con la quale il commercialista avrebbe avuto contatti la mattina della sua sparizione. Lo stesso, a meno di 24 ore di distanza, sarebbe stato avvicinato da ignoti che, sotto la minaccia di un'arma, l'avrebbero costretto a bere il composto chimico. Anche su questo aspetto, i carabinieri di Serra San Bruno vogliono vederci chiaro, tanto che sia il negozio di Zangari che il magazzino dove sarebbe avvenuto il fatto sono stati posti sotto sequestro. Da Vibo Valentia per la CNews 24.